ATAP rinnova il suo parco mezzi. L'operazione è stata resa possibile anche grazie a un finanziamento di 9,8 milioni di euro da parte di Unicredit. Si tratta di un'operazione che porterà alla sostituzione di autobus a gasolio con mezzi elettrici e a metano. ATAP gestisce il servizio di trasporto pubblico principalmente nelle aree del Bialese e del Vercellese. La società, attraverso un piano di interventi che verrà completata entro il 2025, metterà su strada nel territorio 86 nuovi autobus, di cui 18 elettrici, 45 metano. Ma verranno anche realizzati impianti di ricarica elettrica, rifornimento metano per poter alimentare i mezzi. Parte degli investimenti è già stata realizzata con l'acquisto di 31 mezzi. Il costo stimato degli investimenti è di poco superiore a 31 milioni di euro. Siamo orgogliosi di aver strutturato e in parte già realizzato un piano di investimenti così ambizioso, sottolinea il presidente del Consiglio ATAP, Vincenzo Ferraris. Mi piace sottolineare, aggiunge, che è stato possibile anche grazie alla collaborazione con partner di primissimo piano a livello nazionale nel panorama finanziario e consulenziale.